Benvenuti in un nuovo video, eccoci qua, finalmente con mia sorella a grande richiesta. Oggi siamo qui per fare un video un po' particolare. Oggi assaggeremo insieme degli snack americani che abbiamo acquistato insieme, quindi li abbiamo scelti e abbiamo scelto di acquistare questi snack sul sito American Snackery. Poi ora oggi sto tranquilla perché qualche volta mi corregge lei. Allora, io direi di iniziare subito. Io ho fatto questo ordine perché poi abbiamo preso anche un'altra cosa che poi vi mostreremo e vi parleremo di un accaduto, ma oggi ci godiamo, brava, oggi ci godiamo questo video. Allora, direi pesca tu. Sì, Senza guardare. allora l'ho messo tutto in una box, quindi scegli. Ma non devo guardare. No. Ok, ha scelto Twix o Cookies and Cream. Io ho cercato di prendere i prodotti un po' più particolari per non fare sempre le solite cose. Quindi Twix, Cookies and Cream. Ok, Speriamo è strano, vai, apri tu. È strano non dire i valori, le cose, mi fa strano, mi fa subito guardare dietro. Oggi no. Oggi non ci interessa. Scusatemi se ogni tanto vedete un po' di verde. Ok. Sono piccoli. Oh, bello odore. La sento niente. Sì. Ok, vabbè, solita cosa. Stacchiamo? Stacchiamo uno o No, esco vai. Fammi qui io? vedere. Eccolo qua. È ripieno. Ok. Ok. Aspetta. Che cosa fa? Oddio, non mi viene in mente. A te ti viene in mente un gusto dell'infanzia. No, Biscotti e vabbè, cioccolato, Oreo, sa penso. di Oreo. Buono, ma Sembra l'Oreo. Io mi aspettavo qualcosa in più, sincera. Io mi aspettavo qualcosa in più, tu? Pure io. Non lo so, mi aspettavo pure di sentire un po' di caramello, visto che è Twix, però si sente di biscotto, dai, su questo ci Sì, si siamo. sente. Però, Però il caramello pochissimo, che voto gli cioè. dai? 9, da 1 a 10. 4. 4. E ti dico. Dai, 5 solo per l'impegno. Allora, io. Scusi. Ok, non devo guardare. No, come vuoi. Sei capito. Smorziamo con naso. Dorito formaggio. Qua. Formaggioso. Sembra tipo Madonna, i ce ne stanno nachos. 10 qua Lo dentro, so. questa confezione. Sembra tipo i nachos del cinema. Non so perché. Mi sembra, non È una so. tortiglia. Mamma mia. Pure la croccantezza della patatina si sente un sacco il mais. Non sono come qua in Italia. No, proprio completamente diversa. Mamma mia, sono buonissima. Ultima e basta. E poi ne abbiamo messo l'acqua a 50.000 metri. Vabbè. Buona. Voto. Questa una tira l'altra. Bobo. Bobo. Dai, scegli, c'è uno io e uno tu. Io 7,5. No, pure 8,5. 8,5, 7,5, 8,5. Ok, vai. Signorina, pesco. No, questo è già fatto. Vabbè, ah, ben fa No, d'occhio. non lo so. Dai, dolce. Questo. Allora, Reese's Cupcake, giusto? No, non leggiamo i marchi Sì. perché c'è qua sopra, ma vabbè, non ci interessa proprio. Eccolo qua, c'è ma la bellezza. Ok. Questa è una Vai, prego. simpatica.
una bella aspettativa, solo che dopo il formaggio, sai, forse un po' di acqua. Un po' di acqua? Sì, vai, vai a prenderla, vai, vai, aspetta. Andiamo ad assaggiarli, prego, a te l'onore di tirarlo fuori, ne prendiamo solo uno. Va bene. Prego. Marò, come sono bellini! Ehi. Questa è una cicciosità. Lo vedo pure, insomma, secondo me è ripieno. Ma per forza deve essere. Assaggiamo. Vai. Mamma mia, adoro! Ma te già Irisis non è che è morbido? È buono, ma mi aspettavo qualcosa in più. Non si sente il burro d'arachidi. È buono però. È buono, ma non mi aspettavo qualcosa in più. Io do il voto solo per l'estetica. No, non mi piace. Quarto. Pure strano di retro gusto. Non sa di burro d'arachidi. La crema non sa di burro d'arachidi. Non è la crema che sa nei... Comunque la crema sì, non sa di burro d'arachidi. Non è la crema mi che sa. Mi aspettavo qualcosa biscotti. In più, bra. Buonino, cioè buono, ma... Cioè non mi ha lasciato quella cosa, wow, che buono. Il retrogusto. Bra. Non è la morbidezza è bella, solo che pecca. La crema dentro. Per quello che costano poi, cioè. No, a me non sono piaciuti. Che delusione. È vero. Io gli do due. Io tre. Ma giusto per l'estetica, perché l'estetica è bellissima, però dentro io non sento burro d'arachidi, ma non sento neanche il cioccolato. No, bruttissimo. Non mi è piaciuto per niente. Va bene. Andiamo avanti. Scelgo io. Vabbè, possiamo andare pure a casa. Ormai. Anzi, no. Vabbè, mo l'ho spoilerato, vabbè. Cheetos Spiral. Ketchup. Io non li ho mai provati. Questa è bella grande, ma non so se sono tutte così. Una dimensione. Sono belle. Aspetta, fammele vedere. Cioè, io non so se vedete qualcosa. Penso di sì. No, adoro. È un DNA. Vabbè. Come si chiamano? Cicciobulle. Quindi è... No. Ho capito quale dici. Quelle patatine al formaggio morbide. Comunque posso dire che non sanno di ketchup. Solo no, di ma formaggio. Non è formaggio. Formaggio e ketchup. Però posso dire una cosa? Sì. È la forma che è diversa. Però il sapore è uguale a quelli. Quello nostro. Pure la consistenza magari che è più... Anzi, come si dice? Forse i nostri qua sanno più di formaggio. Questi sono meno formaggiosi. Però sono belli esteticamente. Il sapore e gusto è più o meno quello, cioè alla fine. Però è buono. Come si chiamano i nostri originali? Non mi viene in mente. Voto? Voto 6. Alla fine, cioè... Scadono il 22 ottobre. Di quest'anno? Sì. Benissimo. Tu il voto? 6. 6. Io dai, 6 e mezza solo per l'estetica. L'estetica, il buono, però non mettete ketchup se poi non sa di ketchup. Va bene, male. Cioè, però sono buone perché quella novità, però non lo so, ti aspetti qualcosa di... Wow. Wow. Ok, io mo ti però... faccio... Sono buonissime. No, no, sono buone, ma poi sono sfiziose perché esteticamente. Ok, vai. Ci restano 4 prodotti. Vai, scegli. Vai, scegli. Questo. Facciamo dopo. No, facciamo uno dolce, uno salato, uno... Ok, facciamo salato. Va bene. Allora, questo è un altro che mi ispira tanto. Allora, Reese's. Eccolo qui, è Reese's con pretzel. Eccolo qua. Questo secondo me... No, non lo dico più perché altrimenti... No, non lo dire più. Ah, no, sì, lo va bene, pensare, lo apro io. No, sono un po' delusa. No, è un bel odore. Aspetta, non voglio... Ma come la barretta, sì.
No, no, due pezzi, non prego. Prego. Aspettami. Sono due pezzi di due pezzi. No, penso che qua devo dare in mostra. No, vabbè, meraviglioso. Penso che sia la cosa più buona di questo video. No, proprio il salato del pretzel. Questo cioccolato. Buonissimo. Non si sente molto è di burro d'arachidi. Però sto pretzel, mamma mia, buono. Che quando affondi, cioè quando mordi, si sente proprio il pretzel di sirope. Buonissimo, croccante. Mamma mia. Assolutamente 10, è una bomba. Buonissima. Mi sono innamorata. Questo perché è il pezzo che ti lascia il salato. No. Io penso che le cose più buone al momento, questo e io le spiralette. I citos. Il Doritos pure, come aroma. Vabbè, sì. Però mamma mia, questo. Wow! Cioè, con i soldi di quelli li prendiamo. Salato. Mamma mia. Ok, adesso beviamo e andiamo avanti. Allora, nel mentre io ho scelto, attenta alla bottiglia, sono questi. Ve li faccio vedere e poi dopo vediamo un po' cosa sono, perché non l'ho capito cosa sono. Snyder's. Ah, questa è cipolla. Miele, mostarda, amaro. Mostarda e cipolla. Pezzi di pretzel. Sono dei pretzel comunque. Ricoperti. Ho paura proprio con questo. Secondo me era meglio alla fine. C'è qualcosa di dolce dopo? Sì, sì. Il pezzo forte. Prego. Vabbè. Ragazzi, l'onore. C'è proprio ricoperto. Sono pezzi di pretzel, cioè quindi secondo me è tipo un pretzel grande tagliato. Perché sono pezzi. No, vabbè, è buonissimo! È buono. Mi è dato per un secondo la sensazione della salsa di Old Wild West. È vero. Ma proprio per un secondo. Guarda che sono tutti rotti, prego. Ma sono così, sono proprio così. Buonissimo, particolare, buonissimo. Scusa, è proprio bella prendere un cucchiaio. Mamma mia, che buoni, raga. Buono, sono particolari e sono pure buoni. Voto, prego. Voto. Troppo buono. 8. 8 e 9. Mezzo. Sì. 9. No, buonissimi. Ti consiglio. La prima cosa è caduta. Però io mi aspettavo tipo, oddio, no, mo chissà. Invece è buonissimo. Eppure, devo dire la verità, non si sente molto la cipolla. È molto più la mostarda. No, si sente il dolce del miele. E si sente questo retrogusto piccantino della mostarda. Però non si sente la cipolla. C'è un po' piccante, però... Non si sente molto la cipolla, quelle cose forti. No, non si sente. Anzi. Beh, visto che in questo momento abbiamo la bocca comunque delicata, io direi di non rovinarcela e andiamo col pezzo forte. Volevo lasciarlo per ultimo, ma non ci conviene, sapendo il salato che viene dopo. Perché dopo non ce lo godiamo. Che dici? Vuoi fare prima il dolce? Sì, io. Perché altrimenti direi di concludere proprio in bellezza col dolce, no? Però poi se ci roviniamo la bocca e non ci riusciamo a gustare quello. Va bene, allora. Perché questo è piccante. Oh no. Chili. Io direi l'ultimo. Ok. Ok, dopo 50.000 cose. No, l'ultimo, no, il primo. Chiamo questa. Sì, perché dopo ci roviniamo. Allora, questo video è partito tutto da loro. Twix caramel, mamma mia, 5 euro e vi passa la paura, mamma mia, 144 grammi, e ci mancava che ero giù, no, stiamo bene, no, dura, vabbè, fini in America, po'. Oh.
Ma cadono tutti, immagino. Boom. Prego, signorina. No, ci sta la crema al caramello dentro. Guarda. Ma sta scritto caramello. Però è morbida. Vediamo. Vale, ne vuole di me. Un biscotto secco alla fine con... Secco. Secco senza niente. No. Pensavo fosse morbido, cioè... Non ne parlo. Fosse fluido il caramello dentro, invece siccome fa un po' freschetto... Si sente di caramello. Si è addensato. Si sente di caramello? Sì, no, si sente il caramello. Sì, si sente solo il caramello. Non lo so, però mi aspetto qualcosa in più. Ma forse siamo noi che... sopravvalutiamo troppo le cose. Ti è spantato? Cioè, non lo so. Ma poi Twix dove? E questo sta al cioccolato. Col biscotto. E col caramello. Hanno tagliato l'ordine. No, meglio originale. Non mi dai. Cioè. No, che delusione. Però è croccante. Allora, non è male, perché di sicuro è molto molto buono. Però non lo so, mi aspettavo un caramello filante. Di sicuro si consumano perché è buono, però... No, ok, pure se è difficile, però non lo so, il sapore è... Cioè, il caramello si sente. Sì. Il biscotto è... Sei rimasto soddisfatto. Morbido, diciamo. Sei rimasto soddisfatta. Ni. Cioè, ne vale la pena spendere 5 euro? No, no. Va bene, però almeno posso... Cioè, io non li ricomprerei. No, ma neanche io. Io ricomprerei i Reese's con il... Mamma mia. Ok. Ho fatto bene. Chili. Che dopo, veramente, secondo me si assaggiava prima questo, ma no, vuoi dire che è quello che mi ha fatto bene. Queste cose sue. Lo sa ricetta. Burritos, chili. Heatwave. Mamma mia, ho paura. Aspetta, sotto sto scritto però che c'è. No, 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 no. Sto scherzando. È forte. Sì. Che sono le... Bruciamo la vita. Ma io... Ma non mangi che fa di chiamarsi. No, è piccantissimo. Oddio mio. Non abbiamo dato il voto ai Twix? No. No. 5. No, 6. Tutti molto insufficienti, sì, questi. Invece a questo? Troppo. Però rispetta, dai, rispetta. Cioè rispetta, la rispetta. Rispecchia. Sembra la salsa dei nachos alla fine. Però è troppo... Cioè, cioè non trovi mai a mangiare tutta... Puoi chiudere la bottina, ok. E ti senti male, cioè non ti senti più la lingua, paralizzata in pratica. Che poi tu gli dai? Io 4. Mamma no, 5, ma non le mangerei tutte. Però. Giusto, però rispetto, cioè vi deve piacere, se vi amate il piccante vi mangiate, sì, guarda, sì, allora questa sì è consigliatissima, sì, perché almeno, cioè non è come tipo i Cheetos che ho formaggio e ketchup e sono formaggio, vabbè, qui c'è scritto piccante, è normale, sì, che no, sia... ovviamente sì, cosa vi aspettate? Ok, mi dispiace che anche questo video volge al termine perché mi stava piacendo, guarda, vero? È volato, sì, vero. Quindi fateci sapere se volete altri video insieme, non so se volete un video dove apriamo una box sempre di cibo, non so, fateci sapere voi. Noi speriamo che mi questo video... Mi raccomandano cose strane. Bravo. Perché sono... lei... Però... difettosa. Noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!